questa sera giochiamo a Legacy, un gioco dove andremo a costruire la nostra dinastia partendo dal 1800 e in cui andremo a scegliere un capostipite della nostra famiglia che può essere maschio oppure femmina. La scelta dell'uno o dell'altro lato ci darà più rendita o più doti in base al sesso del nostro protagonista. E attraverso questo nostro capofamiglia andremo a costruire le nostre varie generazioni e le tre future generazioni, combinando matrimoni fra le nostre amicizie e creando delle reddite in maniera tale da sostenere la famiglia fino alla quarta dinastia. Come funziona il gioco? Il gioco semplicemente è una selezione azioni tramite due gettoni base in cui andiamo a selezionare azioni o da una nostra plancetta che sono sempre disponibili per noi o viceversa possiamo andare a selezionare azioni dalla plancia principale dove però dovremo contenderle con gli altri avversari. Nella nostra plancia base potremo combinare matrimoni, procreare figli, cercare nuove amicizie o chiedere soldi agli amici. Mentre nella plancia principale avremo a disposizione altre azioni come ingaggiare il dottore della fertilità che permette di avere più figli, acquistare titoli nobiliari o contribuire alla comunità per aumentare il nostro prestigio all'interno della città, comprare una nostra magione, iniziare un'attività imprenditoriale e acquisire missioni da soddisfare per avere punti alla fine della partita. I punti si hanno principalmente tramite la conversione dei punti prestigio che andremo ad ottenere nella nostra plancia in punti onore e attraverso il numero di figli che la nostra dinastia ogni generazione procreerà. Quindi più figli avremo, più punti faremo. La cosa divertente di questo gioco sono probabilmente le varie amicizie che circondano la nostra famiglia, che ci danno la possibilità di avere vari bonus in base ai matrimoni che poi andremo a combinare. Quindi ci saranno dei costi oppure dei ricavi in base al fatto che i personaggi portino o meno una dote. E viceversa ci daranno dei vantaggi durante il gioco. Azione principale durante il gioco è appunto il combinare matrimoni e quindi procreare figli. Quando scelgo ad esempio una compagna o un compagno da associare al mio capofamiglia, subito viene generato un figlio che vado a posizionare sotto la coppia. Cosa succede? Quando questa generazione avrà terminato la sua epoca e sarà il momento della nuova generazione, i figli diventeranno adulti e saranno loro a dar vita alle generazioni successive e così via fino alla quarta. Al termine appunto del gioco vince chi avrà fatto più punti onore in base a quanto accumulato durante la partita e agli obiettivi finali che si saranno soddisfatti. Allora, Legacy è un gioco veloce, semplice, molto originale secondo me, non mi era mai capitato di trovarmi a fare punti combinando matrimoni o costruendo alberi genealogici. Secondo me è un buon prodotto. Cosa non va? Allora, a livello di componentistica le carte moneta non sono assolutamente valide. Ce ne sono troppo poche, io avrei preferito dei dischetti in cartoncino che sarebbero stati più pratici e di qualità più adeguata sicuramente. Secondo luogo, le meccaniche. Allora, due punti importanti. Il gioco fa riflettere molto, cioè tu giocatore per capire come combinare le carte ci pensi veramente tanto, però l'interazione è veramente minima. Si gioca praticamente solo nella plancia centrale, quando bisogna andare a scegliere le azioni uniche prima degli altri. In secondo luogo, una eccessiva dipendenza dal caso, questo sì. Alla mia seconda partita, nonostante, cioè una partita che secondo me non era andata male, non riesco ancora a capire per esempio perché ho perso. E se dovessi rifarla, la rifarei come prima. E quindi cioè, il problema è proprio come escono fuori le carte. Complessivamente è piacevole, però con questi difetti non vedo una grande longevità. Io gli darei un 6, 6 e mezzo.
È possibile che un gioco alla tedeschissima racconti una storia che poi si sente nel corso della partita? Sì, è possibile. Legacy ci fa capire che questa cosa è possibile. L'ambientazione si sente tanto in questo gioco che è prettamente alla tedesca, quindi il costruire l'albero genealogico ci fa sentire effettivamente capostipiti di una stirpe della nostra famiglia. Certo che lo facciamo in maniera prevalentemente solitaria. Nel corso della mia seconda partita, quasi come nella prima, non mi sono praticamente accorto della presenza dei miei rivali che di fatto non mi hanno rubato chissà quali azioni o chissà quali carte potevano servirmi per arrivare alla seconda vittoria a cui sono arrivato. Quindi il fatto che sia un grosso solitario è l'unico aspetto negativo che in realtà trovo. Trovo invece molto più positivo il fatto che l'ambientazione finalmente si sente in un gioco di questo tipo. E che di fatto mi fa dare tranquillamente a Legacy un ottimo 8. Può aver avuto peso il fatto che abbia vinto due volte? Chissà. Post scriptum, alla seconda partita mi sono ricreduto sul punto tempi di gioco. Nella prima partita, giocando in tre, la partita è durata veramente tanto. In realtà, conoscendo il regolamento, quindi tutti al tavolo, esperti, e stavolta in quattro, la partita ha avuto una durata di un'ora e un quarto e un'ora e mezza che è filata via liscia. Quindi mi sento di sottolineare questo aspetto. Legacy, il gioco delle famiglie. Ok, quando me l'hanno detto la prima volta volevo piantargli una pallottola in testa, eppure è così, tu hai la tua famiglia che man mano cresce in tre generazioni. È davvero strano perché ti trovi a combinare persone discutibili, cioè vedi questi brutti ceffi, queste belle fanciulle, solo per accumulare punti. Cioè, non può avere senso, eppure Legacy vola liscio. È un gioco piacevole, non dura tanto, non ti fa perdere in ragionamenti infiniti, ti dà quello che deve dare. Per questo motivo, anche una persona con dei problemi mentali come me gli dà un bel 7. Legacy parte da un'ambientazione veramente originale che riesce a riprodurre in maniera piuttosto concreta, soprattutto con questa costruzione dell'albero genealogico che è molto piacevole da fare. Divertente la combinazione che possiamo fare con i vari amici, con le varie carte amico che sono fondamentalmente il fulcro del gioco, quelle che poi ti permettono di realizzare tutte le combo che sono presenti e con cui si possono attivare le altre azioni. Ecco, proprio sulle azioni non sono sicuro che tutte siano ugualmente utili durante la partita, come ad esempio l'azione delle attività lavorative, che vedo in tutte le partite che ho fatto, ho visto sempre usata molto poco, probabilmente anche dipendente dagli obiettivi che all'inizio del gioco si pescano e quindi si hanno e quindi si usano come direttiva. Materiali belli da vedere, un po' fragili le carte che devono essere imbustate. Anch'io che non sono un imbustatore, penso che per questo dovrò cedere e metterle sotto vuoto. Che dire alla fine? Il gioco scorre bene, non ha molta interazione, ma comunque è divertente vedere cosa viene creato anche negli altri alberi genealogici. Mi piace perché comunque il divertimento che mi dà è adeguato al tempo che dura, per cui direi che un buon 7,5 se lo prende tutto. Houston, we have a problem. Allora, questo gioco che si chiama Legacy è un gioco veramente. Stava. Che miseria. Sì, no, scusa. Questo mi ha distratto. Legacy è un gioco particolare e allo stesso tempo originale. Non riesco a partire, com'è sta cosa? Cosa succede quando uno che gioca normalmente ai giochi con i dadi e stupidi si trova a giocare a un gioco come Legacy? Non lo so che cosa succede. Legacy, il gioco delle famiglie e delle famiglione.